e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme in diretta qui sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Benvenuti, pace del Signore, e grazie per esservi collegati. Diamo un forte abbraccio, un grande saluto a tutti i nostri amici che in questo momento ci stanno guardando. Grazie per esservi sintonizzati. Eh, passeremo insieme questa diretta un tempo eh, non preparato, se non dallo Spirito Santo, attraverso il quale potremo insieme pregare Grazie anche alle richieste che ci invierete sul, al numero che comparirà in sovraimpressione, ma mediteremo insieme la parola e come ogni mattina, da lunedì al sabato alle 9.30, mediteremo il versetto proposto dal calendario Parole di Vita. Quindi benvenuti e grazie per esservi collegati. Benvenuta a te Mariana, buongiorno. Benvenuto a te Michele, benvenuti a tutti voi. E come sempre vi chiediamo se riuscite e condividete questa diretta in modo che possiamo raggiungere Persone dovete sapere che il Signore sta rispondendo non soltanto Amen. alle nostre preghiere, anche <ride> alle vostre, perché io leggo Amen. di tanti messaggi di persone che dicono: Signore salva, Signore opera, e il Signore lo sta facendo Alleluia. veramente. Ci sono Amen. tante testimonianze di persone che sono raggiunte. Eh, ieri è stata una giornata meravigliosa, meravigliosa. che sono arrivate delle testimonianze meravigliose di come è Dio vero. ha salvato attraverso questo canale, <ride> vero, Michele? È vero. Ah, ed è veramente qualcosa di meraviglioso. Quindi anche tu che condividi sempre una diretta oppure eh, inviti qualcuno a seguire il canale parole di vita stiamo facendo oh, no una piccola parte una grande parte perché si arriva questo messaggio a una sola persona che si ravvede questa nella sua famiglia ha un effetto domino incredibile perché poi basta uno solo che si converta, anche il peggiore, anzi peggio sono quelli che si convertono, più l'effetto domino è grande. Infatti Michele abbiamo delle testimonianze che comunque eh sì. dovremo raccontare. Eh? Eh, dobbiamo assolutamente sì. raccontare la eh, storia di ieri. Che sì, ci è magari se la vuoi raccontare tu brevemente oppure se in un altro momento la vogliamo raccontare decidi. decidi no, assolutamente tu. credo che sia necessario farlo sì. adesso. Ieri abbiamo ricevuto, grazie a Dio, una notizia meravigliosa di un nostro amico che si trova all'interno di un carcere eh, italiano eh, non, non diamo i riferimenti per evitare diciamo esatto. di collocare insomma eh, quest'uomo che ha praticamente ci ha raccontato attraverso una rete di volontari che li raggiunge lì nei luoghi ristretti ci ha raccontato che stava attraversando un momento difficile nel quale aveva pensato di togliersi la vita, eh? stava mettendo da parte tutte le pillole destinate alla cura della sua depressione, le aveva messe tutte insieme evitandole di prenderle eh, in modo che mettendole insieme, prendendole insieme, eh, sarebbe poi, si sarebbe poi avvelenato di medicinali. E quello che poi è accaduto è che proprio nel momento esatto in cui stava accadendo il gesto eh, lui stava ingoiando, stava per ingoiare le pillole, ehm, eh, dalla cella accanto hanno gridato, è tornata la televisione perché da un po' di tempo in quel caso la televisione non si vedeva più. E poi eh, lui girando un po' i canali per controllare se tutti si vedessero bene, all'improvviso si sofferma in modo miracoloso sul canale Parole di Vita, il canale che tu in questo momento stai seguendo, e passa un video attraverso cui il Signore dice tu hai valore. Tu sei prezioso per il Signore. Dio, la tua vita non è quella che hanno deciso gli altri, la tua vita è quella che il Padre ha destinato eh, che sia nella sua gloria e ricevi il Signore. E poi conclude, concludeva questo, questo intervento in televisione con eh, il versetto del Salmo che dice, io non morirò, anzi vivrò e racconterò. Le tue meraviglie. Questo eh, uomo lascia eh, cadere il telecomando e si eh, libera in un pianto eh, meraviglioso di benedizione. Gli altri ascoltano, vedono, entrano, gli altri della cella lo vedono a terra pregare, eh, chiamano un altro che sanno essere evangelico, prega con loro e ad un certo punto quest'uomo apre il cuore a Gesù evitando di morire ma soprattutto iniziando a vivere nonostante la sua situazione carceraria probabilmente ci starà e anche si è convertita anche sequeno. tutta la famiglia eh sì, perché poi la tutta famiglia, la famiglia sì. si è avvicinata eh sì, al sì. Signore Gloria al nome del Signore quindi bene. queste sono le opere potenti che Dio fa non lo fa il canale, il canale è soltanto un mezzo ah, eh, e anche noi siamo solo strumenti e anche tu sei solo uno strumento se condividi e se ti lasci guidare dal Signore Facciamo veramente in modo che questo Vangelo possa arrivare ai popoli più Amen. disperati. Salvare una vita è qualcosa di meraviglioso. Salvarla per l'eternità è strepitoso. Quindi, <ride> quando noi abbiamo questo grande compito, non soltanto di salvare le vite nel naturale, ma anche nello spirituale. Quindi, quell'uomo ha ottenuto per un uh, zapping sulla, sulla televisione la vita eterna, non soltanto la vita terrena. Quindi, oggi veramente il mio cuore è tra bocca di felicità e di storie simili. Un po meno eclatanti, comunque li stiamo ottenendo tutti i giorni perché Glorie ci sono tante persone Amen. che si stanno accostando e stanno seguendo uh, queste trasmissioni mm. perché non hanno mai sentito parlare di Gesù. Così è sempre stata la forma di religiosa che si sa di muffa, sa di <ride> sì, incenso, sa di, di vecchio. Di e allora invece il nostro Gesù è gioia Amen. e è. Pace e la vita che tutti desiderano e non hanno ancora capito dove la devono trovare. Invece noi veramente, veramente vogliamo dire che la nostra gioia è nel Signore. La gioia che il Signore ci dà, oltretutto, è la nostra forza. Quindi, mm. noi, quando conosciamo il Signore, quando annunciamo il Signore, stiamo annunciando, ricevi la gioia ricevi Alleluia. la pace, ricevi l'amore per vivere una vita, una vera vita Amen. e stamattina vogliamo appunto ringraziare il Signore Maria Michele Sì, questo è anche il subito. motivo per cui bisogna condividere grazie il più Dios possibile in <ride> tutti i modi possibili sì. per raggiungere un numero maggiore di persone che in questo momento Gloria probabilmente Dio, grazie, stanno grazie, spiritualmente eh, non volontariamente, grazie ma spiritualmente grazie. stanno aspettando la risposta grazie, del Signore, ah, papà, che può signora. arrivare perché no attraverso proprio queste parole che il Signore darà al popolo suo stamattina. Gloria al nome Signore del Signore Padre, oh, grazie, oh, grazie per quanto tu stai provvedendo al tuo popolo. Oh Signore, grazie per come tu eh, non ti sei fermato, la tua mano non si è fermata, tu sei meraviglioso, sei buono. Ci fidiamo di te Signore, grazie per quanto hai stabilito per la nostra vita. Oh Padre, noi ti chiediamo di benedire ogni cosa e di aprire il cuore di quanti Alleluia. stanno ascoltando. Nel nome prezioso di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen, gloria a Dio. Il versetto di oggi lo no, scriviamo in Giobbe capitolo 23 verso 3, 3 e 4, 4. o oh, sapessi dove trovarlo potessi arrivare fino al suo trono esporrei la mia causa davanti a lui e riempirei d'argomenti la mia bocca chi non conosce Giobbe tutti conosciamo Giobbe un uomo che era retto davanti a Dio era il vanto di Dio era uscire all'occhiello Infatti, per chi non conosce la storia di Giobbe, magari molti l'hanno soltanto sentito nominare come la pazienza di Giobbe. Eh, io la chiamerei più la resistenza di Giobbe, anzi che dire la pazienza, perché Giobbe re ha resistito. E Giobbe praticamente si trova in un periodo della sua vita veramente devastante dove tutto gli è crollato, dove tutto è venuto meno, i suoi affetti, i suoi beni, le sue ricchezze, tutto. Infatti, un giorno. Il, il diavolo si presentò davanti al Signore e il Signore stesso disse, hai visto il mio servo Giobbe? Era per Dio un vanto, perché in realtà Giobbe uh, dedicava tutto se stesso e spendeva tutte le sue energie e tutti i suoi pensieri per non disonorare il Signore. Tutto faceva per adempiere, per piacere a Dio. Ovviamente, quando il nemico dice: Ti serve per nulla Giobbe, ve la sto facendo veramente molto veloce: Ti serve per nulla Giobbe, incomincia a togliere qualcosa, qualche bene, incomincia a, a togliere, vedi se non ti rinnega in faccia. E il Signore gli permise di, uh, di togliere a Giobbe i suoi beni, le sue ricchezze, perse anche i figli, Giobbe rimase da sola a un certo punto perché rincarava sempre di più la dose perché questo diavolo si presentava sempre davanti a Dio e diceva tocca il suo corpo e quindi si ammalò pure e vediamo un Giobbe che praticamente in tutto quello che ha passato non ha mai rinnegato il Signore anche quando la moglie gli disse se ancora ha pensato a Dio ma rinnegalo e muori che consiglio alla moglie che gli dà? Ovviamente io non mi sento nemmeno di condannare questa donna, perché vorrei sfidare ognuna di noi donne a trovarsi in una situazione del genere. Non è facile perdere dieci figli, perdere la casa, perdere il, la ricchezza, perdere ogni cosa non è qualcosa di facile. Siamo sempre umani e siamo soggetti anche a, a, ad avere degli, dei momenti veramente di come possiamo dire, come possiamo definire dei momenti dove noi perdiamo la lucidità. E non ci rendiamo conto, invece Giobbe la sua lucidità è quasi anormale. Lui risponde alla moglie: Abbiamo preso il bene dal Signore, non prenderemo anche il male. Ora mettiamo nel nostro piccolo, mettiamoci nel nostro piccolo a paragone con Giobbe. Quando noi perdiamo uno spillo, diventiamo pazzi cominciamo a sclerare veramente, cominciamo a dire, ma il Signore non vede, ma il Signore non ascolta. Noi dovremmo considerare la vita di Giobbe, tutto quello che è accaduto a Giobbe, eh? proprio per dire, ma se un uomo che non aveva nemmeno la pienezza dello Spirito Santo è riuscito ad onorare il Signore, è riuscito a resistere, nonostante tutte le perdite che ha ottenuto, perché io non posso, con l'aiuto di Dio, onorare comunque il Signore nella mia difficoltà? Il Signore non permetterà mai che uh, il nemico ci provi oltre le nostre forze, questo è un qualcosa che noi dobbiamo sapere. Allora, quest'uomo, per passare di tutto quello che ha passato, vuol dire che veramente era molto forte, Vero. altrimenti Dio non l'avrebbe mai permesso, era... cioè, quasi vede proprio lo spessore di Giobbe perché si vede dal livello dell'intensità di quello che lui ha passato. Il Signore non permetterà mai, ma se il Signore anche permettesse nella nostra vita, o una malattia, o una perdita, qualsiasi cosa il Signore permette, apro e chiudo parentesi, Dio non manda il male, Dio lo permette, non lo manda, però qualsiasi cosa Dio permette semplicemente per migliorare la nostra vita spirituale. Alla fine sappiamo come finisce la storia di Giobbe dice, quando il Signore poi lo, resti, lo ristabilisce, gli dona il doppio e tutto quanto. gli dice, le orecchie mie avevano sentito parlare di lui, ma ora l'occhio mio l'ha visto. Quindi il Signore, anche se permette, stavo dicendo, vuole portarci a un livello spirituale molto più alto. E ovviamente quando il Signore ristabilisce i suoi, dopo che hanno passato un tempo buio, noi dobbiamo anche considerare il fattore tempo, perché quando Giobbe, si presenta, quando Giobbe riceve da Dio tutto quanto indietro, anche il doppio di quello che aveva perso, comunque dobbiamo considerare che è passato un bel po' di tempo. Infatti, lui ebbe di noi anche dieci figlie, quindi una donna. Per partorire, sappiamo che servono almeno nove mesi di gestazione, poi c'è il parto e tutto il resto. Ma il versetto in particolare che abbiamo letto oggi ci parla di un Giobbe che vuole quasi giustificarsi davanti al Signore. Come quelli che dicono non ho bisogno dell'avvocato, mi, mi difendo da solo. E lui sta parlando del suo incontro che vorrebbe ravvicinato con il suo Dio, ah, potessi raggiungerlo davanti al suo trono, la mia bocca si riempirebbe. Cosa avrebbe raccontato Giobbe a Dio? Sicuramente avrebbe raccontato tutto quello che Dio già sapeva. E quindi tante volte noi vogliamo andare davanti al Signore a raccontargli cose che Lui già sa. Ecco perché non viene nemmeno soddisfatta la richiesta di Giobbe. Giobbe non si presenta davanti a Dio a raccontare quello che lui ha fatto, perché il Signore già lo sa. Allora noi nei momenti di difficoltà non vogliamo... Dire, ah potessi raggiungerlo ah, e vederlo faccia a faccia, Signore, io avrei di cosa dirgli perché il Signore già sa che cosa è passato, il Signore già sa come, quali sono stati i tuoi sforzi per onorarlo. Ma ricordati che probabilmente devi ancora conoscere il Signore, il Signore sta permettendo questo periodo nella tua vita perché vuole che i tuoi occhi siano aperti nello spirituale e tu possa contemplare la grandezza di Dio nella tua vita. Resisti nella prova che tu stai passando resisti perché dio ha per te pensieri di pace per darti un avvenire e per darti una speranza e anche se al momento possa, la tua vita possa sembrare finita e i problemi più grandi di te che ti stanno soffocando ti stanno circondando resisti proprio come ha fatto giobbe resisti resisti perché il signore è dalla tua parte e presto il male che ti sta affliggendo finirà e il signore ti abbonderà di più. Immagina soltanto se Giobbe avesse fatto un passo indietro e, e non avesse più onorato il Signore, non avrebbe ricevuto quello che il Signore aveva preparato per lui, sia nel materiale che nello spirituale. Invece in questa mattina vogliamo dire Signore voglio raccogliere il tuo invito, fammi più resistente, aiutami a resistere e aiutami anche a comprendere che quello che ho fatto tu già lo sai, quindi non è bisogno che io mi mi dedichi del tempo in preghiera oh, anziché ]eluja. adorare il tuo nome a raccontare quello che ho fatto per te, ma voglio fare silenzio davanti a te perché nel silenzio il Signore interviene, un silenzio fatto di assenza di mormorio, assenza di accuse, un silenzio santo davanti a Dio, un silenzio che ha speranza e Dio sicuramente interverrà nella tua vita. Alleluia, gloria a nome del Signore. Questa eh, condizione di Giobbe diciamo che probabilmente si mette in evidenza anche l'animo umano che sta attraversando una difficoltà, perché eh, quello che si avverte quando vivi la prova, quando sei nel bel mezzo della tempesta, quindi quando sei proprio al centro come fai a comprendere a che punto è la tua prova? Eh? questo facciamo, Apriamo una piccola parentesi. A che punto è la tua prova? Cioè, stai appena iniziando? Non è ancora nemmeno iniziata? Sei già a prova inoltrata? Sei nel bel mezzo della prova? Sei quasi alla fine della prova? Ne sei uscito dalla prova? Eh, Stai raccontando un ricordo di una prova? Ecco, proviamo un attimo a metterci nei panni di Giobbe, il quale in questa fase della sua vita stava nel bel mezzo della prova. Non a caso si trova nel bel mezzo del libro di Giobbe, il capitolo 23. Perché? Perché in questo spazio, in questo spazio temporale di Giobbe, noi eh, intravediamo tutta eh, l'intenzione di quest'uomo, il quale vuole a tutti i costi reincontrare, riallacciare una comunicazione, una conversazione con Dio che si è persa. C'è qualcosa che accade nel bel mezzo della prova, due cose. Hai la netta sensazione che quando preghi il Signore, quando stai nella difficoltà, il Signore non ti ascolti hai come se avessi in qualche modo la sensazione che tu stessi parlando da solo, non, non arrivano al tetto le tue preghiere, c'è nel bel mezzo della sofferenza, nella grande difficoltà che stai vivendo questa, questa sensazione sempre che eh, razionalmente ti giunge mentre stai pregando e dice ma è inutile che parli, Dio non ti ascolta. Seconda cosa, quando sei nella prova hai la percezione, hai la interpretazione delle cose che ti accadono con una realtà sfalsata. Non è vero spesso che quello che pensi è verità, non è verità. Giobbe uh, in questa fase della sua vita e specialmente se leggiamo insieme i versetti successivi ci rendiamo conto che lui conserva tutto il ricordo di quando il Signore lo rispondeva e di tutta l'amicizia che lui ha sperimentato eh, con Dio. Infatti dice ad un certo punto, eh, eh, io sono sicuro che se trovassi dinanzi a me il Signore, lui mi ascolterebbe, potrebbe mm. mai cacciarmi via. Mm. Quindi questo non è mancanza di fede, questo è mancanza di intimità con Dio. Tante volte noi associamo, oppure raggruppiamo, semplifichiamo la mancanza di comunicazione con Dio con la mancanza di Dio stesso. Attenzione, Dio è lì accanto a te e quello che ti blocca da sentire la sua presenza in questo momento è probabilmente il livello in cui ti trovi nella tua prova. L e questo livello e questa prova sta proprio accadendo nella tua vita affinché tu eserciti questa differenza. Io non rinnegherò mai il mio Dio, ma adesso non mi ascolta, c'è qualcosa che mi blocca. Devi ben tenere in mente questa differenza. Qualcuno direbbe, ma non vedi Signore come sto soffrendo, ma io che parlo a fare al Signore che non esiste. Assolutamente, sono due cose diverse. Non puoi parlare a Dio dichiarando la sua inesistenza. In questo momento devi continuare ad avere fiducia di Dio anche se non stai comprendendo quello che Lui sta facendo. Infatti c'è un versetto più avanti che ci dichiara questa cosa, cioè proprio ce lo scandisce, ce lo spiega, ve lo voglio leggere molto velocemente, dovrei un attimo prendere, il quale dice nel versetto 8, ecco il versetto 8 di questo capitolo, eh, guardate che cosa dice. Quando leggiamo dal 7, lui si sente, diciamo, anche un po' giusto e dice, se mi incontra il Signore, lì troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre. Quindi sta definendo il giusto giudice il nostro Signore. Ma ecco, se vado a Oriente, egli non c'è. Se vado a Occidente, non lo trovo. Se a, settentrione va, quando, uh, vi opera, se a settentrione quando vi opera, io non lo vedo, si nasconde egli a sud, io non lo scorgo, ma la via che batto egli la conosce, se mi mettessi alla prova ne uscirei come loro. Ecco, sta Giobbe affermando, Dio c'è, Dio è in ogni luogo, ma io non lo sento. Quindi la sua voglia di sentire la presenza di Dio nella prova lo porta ad affermare Dio c'è, Dio mi ascolta perché eh, in questo momento se Lui fosse qui, se Lui fosse qui, Lui Giobbe non mette in discussione la presenza, l'onnipotenza e l'esistenza di Dio, mette in discussione la presenza di Dio accanto a Lui. Ma c'è un versetto in un salmo, un passo meraviglioso che dice... Dove me ne andrò, mio Signore? Se vado in fondo al mare, tu sei lì. Se vado in cima ai monti, tu sei lì. Non c'è un posto in cui posso rifugiarmi lontano dalla tua presenza. Tu sei in ogni luogo. E allora qual è la differenza tra il salmista e Giobbe? La differenza è che la prova può indurirti il cuore. Pepito, sì. Caro amico, cara amica, che stai attraversando la difficoltà esattamente come Giobbe. Il nostro invito questa mattina è l'invito dello Spirito Santo, è a non indurire il cuore. Perché, se tu in questo momento indurisci il cuore mettendo in discussione anche la presenza del Signore, che è indiscutibilmente presente, vivo lì accanto a te, in questo momento potresti attraversare la fase più difficile della prova, ovvero l'assenza di Dio. Vedi, c'è un grande problema che assale l'uomo, che è quello dell'ego, dell'egoismo, dell'egocentrismo, ego, dell insomma, del culto all'io. Questo, eh, questo grande problema che assale tutta l'umanità, tutti gli uomini e tutte le donne, tutti i singoli, eh, mette in evidenza quello che, secondo il nostro punto di vista umano, è giustizia. E poi ci dimentichiamo che il Signore dice che la nostra giustizia è un panno lordato, i nostri atti giusti sono un panno sporco alla sua presenza, perché il Figlio di Dio si fida del progetto di Dio, accoglie la giustizia di Dio, la quale per passare attraverso la vita dei propri figli deve necessariamente intrufolarsi attraverso le prove. La prova che stai attraversando, e concludo serve esattamente a questo, a farti scorgere la presenza del Signore, indiscutibile nella tua presenza, anche se non la senti in questo momento, il Signore è accanto a te. E se con fede accetti la giustizia del Signore, anche se stai soffrendo, stai dicendo probabilmente ma quest'uomo non sa quello che sto attraversando, Ah, questo, questi, questi, questi uomini, questi, eh, queste persone che stanno parlando alla televisione non possono mai comprendere quello che, sta, che sto attraversando io, ma ti stiamo parlando di un uomo che ha... Come appunto diceva Marianna, perso dieci figli e tutti i suoi beni, addirittura eh, rigettato dalla persona che lo amava e giaceva sul ciglio del marciapiede, pieno di piaghe eh, a causa della sua lebbra. Stiamo parlando di una persona che ha raggiunto veramente eh, il fondo della vita: il fondo della sì. vita che si può raggiungere da un essere umano. Eppure, eh, possiamo scorgere in queste parole che Giobbe non ha rinunciato all'esistenza di Dio, non ha respinto, non ha bestemmiato, non ha respinto la presenza del Signore. Forse sì, mentalmente oppure nei suoi sensi non lo avvertiva, ma dichiarava dal profondo del suo spirito che Dio esiste ed è lì accanto a te in questo momento proprio con lo scopo di farsi incontrare di abbracciarti perché lo scopo dell'Eterno è proprio questo quello di farsi sentire da te eh, vuole che tu lo riconosca in qualche modo possa riconoscere la sua meravigliosa presenza al tuo fianco e cominciare anche ad avvertire la sua presenza in modi e in mezzi che noi forse nemmeno lo possiamo immaginare, che noi forse nemmeno possiamo comprendere. Queste parole che ti arrivano in diretta alle ore 9.58 di questo sabato 28 ottobre stanno arrivando esattamente a te che ci stai ascoltando. Noi non conosciamo la tua storia, noi non conosciamo le tue circostanze, ma siamo sicuri che lo Spirito Santo, che conosce ogni parte di te, vuole farti comprendere che se anche tu non avverti la sua presenza, egli è lì seduto. Accanto a te, steso accanto a te in questo letto di dolore, probabilmente è proprio accanto a te, in quest'auto eh, eh, in cui sei solo, sola, ti vivi nella solitudine, stai vivendo nella solitudine di una casa fredda, Egli è accanto a te e non sei sola e in questa prova, vuole manifestare la sua potenza proprio dentro la tua vita. Gloria a nome del Signore. Gloria a Dio! Quanto è importante, Michele quello che dicevi prima quando parlavi. Di chi uh, si sente non compreso, di chi dice: Tu non sai cosa sto passando. Eh sì. Allora io ti invito un attimo a metterti nei panni di Giobbe. Chi poteva consolarlo? Giobbe, sì. chi, chi poteva prendere come punto di riferimento? Non ha avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di un altro uomo come lui che ha passato le sue stesse difficoltà, le sue stesse disavventure, la tragedia. No, disavventure, sono vere e proprie tragedie. Eppure lui non ha avuto nessuno che poteva consolarlo e poteva dire non ti preoccupare, Giobbe, confida nel Signore perché anche io mi sono trovato nella tua stessa situazione. Giobbe era l'uomo più ricco d'Oriente, era un uomo estremamente ricco e potente, era lui il punto di riferimento per gli altri, non sì. soltanto per la sua famiglia, ma era rispettato da tutto il paese. Era un uomo veramente potente. Nel momento in cui viene tutto meno nella vita di Giobbe, si vede anche la qualità del, del valore che lui dà a Dio. Non è stato un uomo che apparentemente amava il Signore e onorava Dio, ma nel profondo del suo cuore realmente lo amava e lo onorava. Non aveva mai appoggiato la sua fiducia nella potenza che aveva attraverso i suoi beni. Non, è mai, non si è mai sentito un superuomo e quindi comandare eh, e gestire le vite degli altri solo perché aveva tante ricchezze. Mai. Sempre, sempre si è reso conto Giobbe che lui era semplicemente un uomo che aveva le sue fragilità e che aveva bisogno di Dio, questa è stata la vera forza di Giobbe, non perdere mai uh, la, la cognizione del valore della potenza di Dio perché se è vero che Giobbe era un uomo potente Dio era l'onnipotente e quindi lui è come se già un po' se l'aspettasse quando dice anche alla moglie accetteremo dalla mano di Dio il bene e non il male, è come se lui già se l'aspettasse, un uomo che conosce bene no, Dio, come ha fatto Dio, come va onorato Dio, come va trattato Dio, sa anche che Dio in un momento ti può togliere quello che hai. Quindi vediamo un Giobbe che è proprio consapevole di questo fatto. È quasi come Michele: io non vedo la sorpresa in Giobbe. Sì, però. è vero, cioè io non scorgo un momento di sorpresa un momento di agitazione e di sorpresa non, almeno da quello che leggiamo non si scorge questo non sembra scomporsi cioè, è quasi pronto perché quasi se l'aspetta dice signore sì, oh, lo figa. può fare, può allora. fare anche questo quindi uh, la maturità di Giobbe è così elevata che è impressionante allora noi dobbiamo uh, essere sempre più consapevoli di quello che siamo noi di quello che invece è Dio nella nostra vita, lui è il padrone lui può fare tutto, oh, in qualche lui. verso più avanti dice, se gli ha decretato una cosa nella mia vita, qualcuno lo può fermare? Nessuno lo può fermare perché egli è Dio, egli fa tutto, egli decide tutto. Quindi ci conviene ribellarci con il Signore? Non è meglio essere uh, stati sottomessi alla potente mano del Signore? Non dobbiamo essere terrorizzati dal Signore, ma se noi abbiamo di Dio l'idea che è un Dio giudice che vuole farci del male, che vuole punirci, allora purtroppo noi otterremo sulla nostra vita la condanna di quello che noi stessi diciamo, le, sue, le nostre stesse parole cadranno su di noi, ci malediremo da soli. Invece se noi ci riconosciamo deboli, mancanti, uh, non capaci di, di, di nemmeno di migliorare di una virgola la nostra vita e di dipendere oh, strettamente da Lui, noi automaticamente che cosa stiamo facendo? Stiamo lasciando la libertà a Dio di agire nella nostra vita. Si è bandita da noi ogni pensiero, ogni oh, pensiero okay. cattivo, sia bandito da noi ogni pensiero di arroganza. Che nessuno di noi pensi che perché ha raggiunto un livello oppure perché uh, ha una buona salute, oppure perché ha un ottimo conto in banca possa comportarsi come un piccolo dio sulla terra. Signore, aiutaci veramente a, a uscire fuori da questi pensieri che non ti onorano. Noi non sappiamo e non possiamo giudicare la vita di Giobbe dopo quello che ha passato, non mi permetterei mai. Però può darsi che: Quest'uomo, forse nel profondo del suo cuore, pensava di essere diventato come un piccolo Dio, non, non, non possiamo saperlo. Il Signore, il signore che scrute i cuori conosce ogni cosa. Allora noi dobbiamo pregare eh, per noi stessi e dire Signore affinché io non passi dei momenti così burrascosi nella mia vita Ti prego di preservarmi Di preservarmi da ogni forma di orgoglio Ti prego di, di preservarmi da tutti quei oh, pensieri sì. che possono offendere il tuo nome Ti prego di aiutarmi ad essere consapevole di quanto sono piccolo io rispetto alla tua maestà Rispetto alla tua grandezza Ti prego di farmi comprendere che il mio futuro non sta nelle mie capacità Ma sta in quelli che sono i tuoi per me. Molti pensano che le loro capacità, le loro macchinazioni stanno, stanno, si stanno procurando un futuro uh, felice e di soddisfazione perché a volte ci sono anche quelli che vivono di, di soddisfazione nel fare del male a qualcuno oppure semplicemente di uh, opprimere qualcun altro, ma il nostro futuro lo dobbiamo mettere nelle mani del Signore che ha pensieri di pace e di bene per quelli che lo amano e quelli che Amo lo amano famiglia. automaticamente sono quelli che riescono ad amare anche chi gli sta intorno. Sì, halli, Il Signore grazie. benedice la vita di chi sa benedire gli altri. Il Signore sicuramente chiude le caratterate delle benedizioni per quelli che non sono capaci di benedire anche gli altri. Noi invece vogliamo dire, Signore, io voglio essere uno strumento per te, non che trattiene, perché noi non vogliamo diventare contenitori di acqua stagna, ma vogliamo diventare vasi che onorano te e che dissetano gli altri, quindi che ci sia un flusso continuo dal cielo nella nostra vita e per garantirci le benedizioni di Dio dobbiamo allo stesso modo benedire gli altri, fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te. Quindi se tu fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te, la benedizione probabilmente non arriverà dagli altri, arriverà direttamente da Dio. Garantiamoci questo e sicuramente ne possiamo vivere una vita soddisfatta perché soltanto vivendo nella piena volontà di Dio ne possiamo dire sono un uomo e una donna felice e soddisfatto. Alleluia, gloria al nome del Signore. Mariana gloria, stavo tu, raccogliendo un po' di eh, richieste di preghiera che sono arrivate al nostro numero centralino. Potete mandare, vi ricordiamo solo messaggi scritti perché li eh, leggiamo. Attraverso i sistemi informatici non abbiamo un cellulare da cui poter ascoltare, quindi eh, ci dispiace se non riusciamo a rispondere. Ad ascoltare messaggi audio, ma solo scritti. E attraverso appunto questo centralino ci sono arrivate diverse richieste di preghiera. In questo tempo ne stanno arrivando ancora tante altre. Ovviamente, questa mattina ci chiedono, Marianna, di pregare per, eh, per loro che stanno vivendo nella prova. Infatti, mi faccio portavoce della richiesta che sta facendo Silvio. Maria Grazia, Ortensia, i genitori del piccolo Mattias. Ancora i genitori del piccolo Andrea che eh, il Signore possa stendere la sua mano e completare la sua opera, ma poi c'è anche Silvia che chiede preghiera per la sua famiglia, Nenira per la sua figlia, Maria per la sua famiglia, Paola per il Covid che non riesce a debellare. Ci sono diverse richieste che in questo momento stanno arrivando C'è anche una arrivando. ragazza che ci scrive da un po' di tempo. Ieri disse eh, quindi non mi ricordo ora il nome. Um, quando voi scrivete e eh, non siamo in diretta, tante volte i messaggi vanno un po' più. Giù, perché ovviamente cioè, ci sono tanti messaggi e c'è una donna che voglio salutare che le dice: non mi, non mi citate mai. Purtroppo a volte capita che i messaggi sono veramente tanti. Sappi però che il tuo nome lo conosce Dio, non soltanto conosce il tuo nome, conosce anche la tua storia, cara amica. E in questo momento noi vogliamo pregare anche per te. Non ti sentire sola e non permettere al nemico che alimenti il pensiero nella tua vita che nessuno ti considera. Il nemico fa questo gioco, ci vuole far sentire isolati, senza valore, sen ci vuole far sentire non amabili, ma Dio invece ci ama di un amore straordinario, ama anche te. Fallo entrare nella tua vita, ti importerà sempre meno del parere degli altri. Devo aggiungere poi ancora Giuseppina, James, eh, stanno arrivando ancora altri, altri messaggi, mm -hmm. c'è quest'uomo sì. che si chiama Egidio che salutiamo caramente, soffre Marianna di un disturbo di bipolarismo, ah. eh, tante Signor. volte eh, ci sono forme di, um, di, di, di malattie mentali ma anche di disturbi che hanno una radice a, a volte anche di carattere spirituale. Noi vogliamo pregare perché a Dio nulla è impossibile. Noi abbiamo visto il Signore operare in modo potente. Questa settimana è stata meravigliosa per noi, una grande manifestazione dello Spirito, partendo già da lunedì fino a ieri e ancora questa mattina. Noi vogliamo continuare a pregare anche per, per la tua richiesta e ti chiediamo di continuare a scrivere, ma intanto adesso vogliamo passare al momento importante della preghiera e lasciare quindi... Parola a te Mariana per pregare. Sì, prega insieme a me, pregheremo a me, pochi, me. Oh, no, pochi ho minuti. C'è anche sì, Carla che chiede ho preghiera, ho preghiera ho per chi è attaccata sul lavoro, Lucia che chiede stella. preghiera per la figlia e, e Carmela che chiede preghiera per se stessa, mm. sta passando un periodo bello, dice, è, è bello pregare anche per i periodi per di buone signora. che il Signore ci aiuta a gestire le benedizioni e anche per la piccola neonata ci sono tante altre preghiere. Allora, Prega insieme a me grazie, in questo momento grazie. con fede, alza la tua mano la e presenta al Signore mano. il allora. tuo allora. problema. Grazie. Allora. Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Noi siamo veramente felici, allora, Signore, di essere i tuoi figli. Non possiamo sperare di meglio, Signore, che appartenere a te. Noi sappiamo che tu ci ami di un amore grande, incomprensibile, non possiamo mai capire perché tu ci ami così tanto. Eppure, Signore, tu ci ami e provvedi per noi e pensi a noi e ci sostieni. Ti prego, Signore, di aiutarci a comprendere sempre di più qual è il tuo carattere meraviglioso. Signore, ti prego di aiutarci a crescere di più spiritualmente parlando affinché noi possiamo affrontare le prove con una consapevolezza diversa, Signore. Affinché noi possiamo comprendere, Signore, che attraverso ogni difficoltà e ogni Grazie, prova, Signore, padre. ne abbiamo l'occasione di conoscerti di più Amen. Signore, sì, e di conoscere sì, di più anche noi sì. stessi e i nostri limiti sì, Signore aiutaci a conoscere i nostri sì. limiti abbi pietà Signore ti prego per tutti quelli che non si rendono conto che hanno dei limiti Amen. Signore fa che le persone si possano arrendere a te completamente che nessuno Amen. possa discutere sì, con te che nessuno possa ribellarsi oh, con te Signore sì, ti prego nel sì, nome sì. di Gesù di addolcire ogni cuore di tenere Amen. ogni cuore morbido per ricevere continuamente la tua parola Signore noi non possiamo immaginare le difficoltà, i problemi e i dolori che procurano le malattie, Signore, perché. Non siamo come Gesù che ha dato la sua vita per noi e ha provato ogni forma di dolore, ma tu, Signore, li puoi comprendere. Padre. E noi mettiamo davanti a te ogni difficoltà, Signore, ogni problema. Signore, agisci come tu vuoi, Signore. Noi ti mettiamo soltanto questi problemi davanti a te. Ognuno di noi, Signore, sta mettendo in questo momento Padre. la sua difficoltà ai sì, piedi della Padre. croce. Padre. E ti chiediamo grazie, nel nome di Signore. Gesù tutti insieme, Signore, oh, di intervenire in un modo Signore. meraviglioso, Signore. Sono soprannaturale affinché anche sì, chi sì, ci circonda sì. possa dire si vede che la mano di Dio ha operato, si vede che Dio è con queste persone, si vede che Dio agisce a loro favore. Signore, aiutaci veramente a confidare Amen. soltanto in te. Amen. Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù di rimuovere dalla nostra vita tutto quello che ci impedisce Amen. di avere una relazione con te. Ti sì, preghiamo, Signore. nel nome di Gesù, di aprire i nostri occhi affinché oh, grazie, ti possiamo Signore. vedere all'azione nelle nostre vite. Amen. Signore, Amici, padre, abbi pietà amica, Signore per amica. tutti quelli che ascoltano ascoltano, ascoltano oh, padre, e non vedono mai, noi Signore vogliamo invece pregare Signore che gli occhi di tutti siano aperti amica. affinché amica. Signore la Tua gloria possa essere sì, contemplata, ti chiedo nel nome di Gesù di intervenire in tutti quelli Grazie, signore, signore che amica. sono affritti da malattie, sì, sì. ti prego nel nome di Gesù di liberare tutti quelli che si sentono perseguitati amica. ti amica. chiedo nel nome di Gesù di liberare tutti quelli che sono legati da vizi sì, nel nome di Gesù tu puoi spezzare ogni legame, anche tutti quelli che sono attanagliati da oppressioni mentali, oh, Dio, da forme di pazzia. Signore. Nel nome di Gesù ti chiediamo, Se Signore, bello. che queste persone bello. siano liberate. Bello. Nel nome di Gesù, anche Signore, libera bello. tutti quelli che bello. sono pieni di loro stessi, Signore, e che si sentono infallibili e perfetti. Abbi pietà affinché anche per loro, Signore, ci sia grazia. Abbi pietà affinché anche per loro Signore, ci sia ravvedimento. Signore ti preghiamo ancora per tutti quelli Che a causa delle tante difficoltà Stanno facendo un passo indietro Signore ti preghiamo Signore in questo momento nel nome di Gesù Di aiutare queste persone E se ci sono alcuni che stanno seguendo Che hanno fatto lo stesso pensiero di quell'uomo Di togliersi la vita Noi decretiamo vita nel nome di Gesù Nel nome di Gesù Padre ti chiediamo Cambia questi pensieri di morte in vita Cambia questi pensieri di morte in vita Nel nome di Gesù perché tu sei il Dio della vita, fa che loro, Signore, possano incontrare dei tuoi figli che li accompagnino nella conoscenza tua. Benedisci, Signore, attirale le con concorde d'amore e se ci sono delle persone che non si sentono amate, Signore, ti prego nel nome di Gesù di raggiungerle con il tuo amore meraviglioso che guarisce ogni ferita. Signore, ti prego di rimanere con ogni persona che in questo momento sta piangendo e ti sta invocando nel nome di Gesù ti prego signore di aiutarli e ancora signore un pensiero per tutti quelli che si sentono attaccati spiritualmente parlando padre noi sappiamo che in te abbiamo l'autorità e per l'autorità che tu ci hai dato signore noi leghiamo questi spiriti maligni che vanno a disturbare nel sonno signore quelli che vorrebbero riposare e quelli che ti stanno cercando noi ti chiediamo nel nome di Gesù anzi nel nome di Gesù noi leghiamo questi spiriti nel nome di Gesù affinché ci sia Libertà alleluia. di cercarti e di conoscerti. Alleluia. Rimani con noi, Signore, in questo giorno. Continua ancora a parlare cuori, alleluia. continua ancora alleluia. a mostrarti Gloria con nome, tutto lo splendore Signora. del tuo amore oh, affinché padre, le persone possano desiderare di stare con te. Grazie per quello che, oh, tu, che tu ci concedi figlio, ogni Gesù. giorno. Alleluia. Ti chiediamo la benedizione Gloria sulle nostre famiglie, Maria nel padre. nome di Gesù, che si amate benedette in alleluia. eterno. Grazie, amen. Signore. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore, oh, ringraziamo il Signore. per questo tempo in diretta, è stato veramente bello stare alla presenza del Signore, ma non vogliamo dimenticarci di darvi appuntamento ai nostri prossimi eh, eh, spazi in diretta, che sono alle 10.30, il pastore con pastore Cataldo Petrone da Polla con la voce del Alleluia. pastore, poi alle ore 12 vi aspettiamo con una celebrazione della Buona Notizia con, dal titolo Ora. Dio fortifica, Umberto Nettuno il Pastore. Poi, subito dopo c'è la replica di questo numero, quindi condividete anche questo spazio replica a quanti eh, desiderate. Alle ore 15 c'è una celebrazione della Chiesa Oasi eh, di ehm, Castelletto Ticino, e poi eh, nel pomeriggio ci sono tanti altri. Eh, tanti altri eh, contenuti eh, per l'edificazione della nostra anima. Vi ricordiamo però che alle 19.30 torna la diretta della voce del pastore nella versione ospiti Grazie con il pastore Cataldo è. che è collegato con altri, eh, eh, sparsi dalle varie parti d'Italia. Poi continua la nostra programmazione con le repliche della serata e dei nuovi contenuti. Intanto vogliate, vogliate ricevere il nostro saluto caloroso affinché eh, possiate sentire tutto quanto, l'abbraccio che vi duri. Fino a lunedì a Dio piacendo, <ride> quando ancora una volta potremmo eh, trovarci qui, ancora in diretta, a Dio piacendo, con uno nuovo spazio alla sua presenza. Vogliate ricevere il nostro abbraccio, Dio vi benedica. Shabbat, shalom. Pace. pace.